Ci stiamo avvicinando alla celebrazione della giornata mondiale della sclerosi multipla, che sarà celebrata, pensate, in 74 paesi del mondo e riguarda oltre 3 milioni di persone con SM. Ecco perché ci troviamo proprio in un luogo speciale, lo vedete alle mie spalle, il Teatro Brancaccio di Roma. Perché? Perché vogliamo riscoprire la nostra storia, però con un occhio al futuro, perché quello che vogliamo soprattutto è creare delle nuove connessioni. Liberi tutti, si chiama così quello che vedremo questa sera, è uno spettacolo bellissimo che vogliamo ripercorrere e rivedere con voi, con qualche nota, insomma, poi vedrete, davvero molto molto curiosa, ed è uno dei momenti più belli dei 50 anni di AISM che ci farà riscoprire il grande, grande, enorme valore di questa associazione. Chi? Se non la mia compagna di avventura, ma io dico anche amica, Enrica Marcenaro, poteva raccontare tutto questo con la sua empatia e per come la conosciamo? Allora, sarà un'esperienza, io mi auguro, divertente. Perché questo spettacolo, che è stato probabilmente l'evento, uno tra gli eventi più belli della storia dell'associazione, ha visto proprio nascere, grazie alla collaborazione di personaggi del mondo dello spettacolo importanti, e ha visto Silvio Testi ideare uno spettacolo per AISM. E questo spettacolo questa sera lo vedremo per la prima volta tutti insieme, perché è uno spettacolo che non è mai uscito dal Brancaccio di Roma, e avremo l'occasione quindi di vederlo insieme, perché direttamente da Telegenova lo vedremo nel salotto di casa nostra. Quindi questo è un momento straordinario, sarà un modo tutto nostro e assolutamente diverso di celebrare l'importanza di un evento come quello della giornata mondiale che si sta avvicinando. Adesso vedremo anche una figura che forse, vabbè, riconosceremo, perché Lorella Cuccarini è una tra le figure più note del mondo dello spettacolo, ma non ci aspettiamo quello che ci dice, perché ci racconterà e ci parlerà di AISM con un trasporto tutto particolare. Vediamo. È iniziato tutto gradualmente. Io entravo in casa e non se ne accorgeva nessuno. Allora dicevo, mi raccomando, abbassate il volume della televisione. E nessuno mi dava retta. Allora alzavo ancora di più la voce, abbassate il volume. Alla fine dovevo essere io ad abbassarlo. Poi mi sono resa conto che c'erano altri episodi di questo tipo. Una sera, per esempio, eravamo a una festa con mio marito, era arrivato il momento di andare via, quindi io mi avvicino a lui mentre stava parlando con un suo amico. Praticamente non si è neanche voltato di spalle, come se non esistessi. E allora in quel preciso istante io ho capito tutto. Lui non può vedermi, cioè io sono invisibile, sì? Invisibile. Poi qualche giorno dopo una nostra amica ci invita per raccontarci di questo bellissimo viaggio che ha fatto in Inghilterra, e la serata è un po' così, ci sono tante donne, tutte molto molto eleganti, io mi ero praticamente truccata in macchina, avevo messo il primo abito che capitava, insomma, diciamo la verità, non mi sentivo proprio particolarmente a mio agio. Ma a un certo punto questa amica mi dice, tieni, questo è per te. Era un libro sulle cattedrali d'Europa. E io non capivo. Poi leggo la dedica. In questo libro c'è scritto con ammirazione per quello che costruisci ogni giorno senza essere vista. Allora, io non credo di aver mai costruito nulla, o meglio, cerco di fare la mia parte, forse cerco di farla al meglio, ma non ha niente a che vedere con la costruzione di una cattedrale. Ma poi, sinceramente, che cosa ne sappiamo noi? Cioè, cosa sappiamo di chi costruisce cattedrali? In realtà noi ci troviamo di fronte a queste costruzioni immense. Cerchiamo il nome dell'architetto e spesso troviamo costruttore sconosciuto. Pensate, persone che hanno lavorato
in silenzio, senza nessun bisogno, di essere notate. Nel libro c'è anche un altro episodio molto bello di un artigiano che lavora su un uccellino, cerca in qualche modo proprio di intagliarlo in una parte che praticamente non è visibile perché è coperta dal tetto. Probabilmente per vedere quell'opera d'arte avremmo dovuto arrampicarci, strusciare, cercare proprio di infilarci, no? Sotto questo tetto per ammirare tanta meraviglia. E allora uno si chiede, ma perché tutto questo lavoro per qualcosa che probabilmente nessuno riuscirà mai a vedere? Ebbene, quell'artigiano sconosciuto ha detto: perché io non potrei mai perdonarmi di non aver fatto il meglio di ciò che so fare. Uomini e donne straordinari che spendevano la loro vita per costruire qualcosa che probabilmente non avrebbero mai visto finito, di cui non avrebbero neanche potuto mettere il loro nome. Pensate che ci sono alcune cattedrali che hanno richiesto più di 100 anni per la loro costruzione. Tanto lavoro, giorno dopo giorno, con tanto sudore. Qualcuno ha scritto: non si faranno più cattedrali perché non ci sono più uomini capaci di fare tanti sacrifici. Queste erano le parole che ha scritto Nicole Johnson in un libro. Noi le abbiamo prese a pretesto, come spunto per iniziare questa serata e per dire esattamente il contrario, che nel nostro paese ci sono ancora tantissime persone straordinarie che fanno veramente un lavoro invisibile. Noi siamo abituati a pensare all'invisibilità un po' con gli occhi dei bambini, no? Quando ci nascondevamo nei luoghi più particolari per non farci scoprire e anche per immaginare dei mondi così fatati. Noi questa sera vogliamo parlare di un altro tipo di invisibilità, ovvero la nostra capacità di farci piccoli per costruire qualcosa di veramente grande. E non vale la pena continuare a lamentarsi, no? Che le cose non cambieranno mai, perché il cambiamento parte sempre, prima di tutto, da noi. E noi proprio questa sera la vogliamo dedicare a una cattedrale dei nostri tempi, che non è stata ancora finita di costruire, una cattedrale i cui lavori sono iniziati 50 anni fa e che si chiama AISMA. Beh, che dire, l'invisibilità, il sacrificio, la fatica, costruire senza essere visti. Sì. E questo è, tra l'altro, probabilmente la maniera in cui nasce l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, perché l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla nasce a seguito di una grande paura, una grande angoscia di una persona che con il marito decide di mettere le incognite, le paure, le angosce personali e private al servizio degli altri. Ed è per questo che l'associazione nasce proprio per volontà di Giorgio e Bianca Valenti. Sono due persone che 50 anni fa, di fronte a una malattia che sui libri di medicina era due righe, in cui veniva descritta come qualcosa di cui non si conosceva nulla e di cui non c'era nessun tipo di soluzione, è diventata l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, cioè il luogo in cui effettivamente tante persone trovano rifugio e trovano capacità di ascolto. Hanno posto le fondamenta, sì, hanno posto veramente, cioè la propria sofferenza e le proprie delusioni, le proprie preoccupazioni sono diventate così il luogo in cui costruire per gli altri. Quindi ecco perché Lorella Cucarini ha, in questa maniera molto empatica e molto appassionata, proprio paragonato l'associazione a una cattedrale, perché è questo, ed è effettivamente il luogo in cui effettivamente tutti possono trovare la possibilità di fare e ricevere, dai ricercatori, da chi è volontario, da chi è medico, donne che si occupano di altre donne che vogliono dare sostegno e solidarietà, chi si occupa di diritti, chi effettivamente fa l'avvocato e magari
sostiene altre persone che si sentono discriminate, no, sul posto di lavoro o nel loro ambiente sociale. Questa è la cattedrale di cui ci sta parlando Lorella Cuccarini, e questa è effettivamente l'associazione in cui molti di noi si riconoscono, no? Bene, in questo ricco d'umanità spettacolo del Teatro Brancaccio di Roma, a un certo punto Enrica si dice anche perché è stato necessario costruire questa cattedrale così? Sì, si dice che è importante perché alla fine, nel momento in cui non si è più soli, si diventa effettivamente più forti e visibili. Nel momento in cui le persone uniscono le proprie forze, i propri obiettivi, i propri valori, chiaramente diventano visibili, diventano cattedrali che si riconoscono da lontano, no? E questo è quello che sta avvenendo. Tra l'altro, non siamo emozionate solo noi questa sera, ma sono emozionate anche le voci che in quello spettacolo spiegarono perché era necessario costruire una cattedrale. Tutte e due voci appunto emozionatissime. Sì, sono? Perché sono? Una è un'attrice, quindi persona abituata al palcoscenico, che è Vittoria Belvedere, e l'altro è Marco Salvetti, è un nostro grande ricercatore. Emozionatissimo perché aveva appena incontrato, insieme ad un gruppo di persone dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, proprio il presidente Mattarella. E quella è stata veramente un'emozione straordinaria, perché lui rappresentava effettivamente il parterre dei ricercatori. Qua per esempio vediamo il presidente della nostra fondazione, che è il presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, ma non dimentichiamoci che è anche uno tra i più longevi e più convinti e più importanti, tra l'altro, volontari dell'associazione. L'associazione si riconosce effettivamente così all'interno di un mondo di persone che credono veramente nell'altro e nel volontariato. Eccola lì, Roberta Amadeo. Lei è, voglio dire, un'atleta straordinaria, oltre che persona con SM e volontaria dell'associazione. Ecco, la nostra associazione ha avuto questo privilegio di incontrare in quel momento il Presidente della Repubblica, e se vuoi ti racconto anche così un aneddoto, perché era un momento di grande crisi politica. E noi fino all'ultimo eravamo convinti che, insomma, questo fosse un impegno, un appuntamento che non diventasse possibile fino alla fine, no? Quindi eravamo abbastanza, come dire, timorosi che questo impegno venisse in qualche modo spostato ad altra data. E nel momento in cui appunto c'è incontro con il Presidente Mattarella dice: io, questo è un incontro a cui io tenevo profondamente e avrei fatto di tutto per ricevervi, perché questi sono gli impegni in cui credo. E questa è stata, come dire, una frase che ha abbracciato veramente il valore dell'associazione. E a un certo punto dichiarò: io mi farò portavoce delle vostre istanze. E commovente questa frase, molto forte questa frase, che corrisponde poi a un impegno. E a quel punto l'associazione donò al presidente Mattarella la tessera dell'associazione. Quindi con grande onore possiamo dire che il presidente Mattarella è in qualche modo parte di questo grande movimento dell'associazione. Beh, parte della grande famiglia ISM. Esattamente. E peraltro sono davvero parole molto forti quando si dice mi farò portavoce, no? Insomma, chi bazzica all'interno del giornalismo queste cose le sa, vero Enrica? Dunque, c'è ancora però qualcosa da dire che riguarda cattedrali, dialoghi, insomma, imprevisti di quella serata. Ah sì, perché ovviamente come in tutti i cantieri, ecco, un imprevisto capitò.
la persona che partecipa al duetto con Vittoria Belvedere è Marco Salvetti, l'ho detto prima, ma non avrebbe dovuto essere Marco Salvetti la persona designata, perché avrebbe dovuto essere un'altra persona, che è il professor Battaglia, perché ci raccontano effettivamente la storia di questa cattedrale. Ma capita che la persona che ha reso, come dire, questo meccanismo un pochino più faticoso, a un certo punto non si è presentata in teatro per motivi importanti, e quindi c'è stato un movimento che ha dovuto soppiantare e sopperire a una carenza. Quindi Marco Salvetti viene chiamato a casa 2 ore prima dello spettacolo. Marco Salvetti senza cenare, questo lo dobbiamo dire, stomaco vuoto, in quel momento presente, saltò la cena e venne a fare questa apertura dello spettacolo con Vittoria Belvedere, e vedremo quanto sono emozionati e quanto sono effettivamente partecipi. E allora vediamo storia. Come se la sono cavata. Dai. Per molti nel 1968 avere la sclerosi multipla significava ricevere una condanna senza appello, e l'unico aiuto sul quale poter contare era quello della propria famiglia. Ma qualcuno non si è mai arreso a questa idea. E quel qualcuno ha avuto ragione. Un futuro diverso era possibile. E oggi le persone con sclerosi multipla non sono più sole. Hanno relazioni, lavorano e non devono più contare solo sui propri cari. Per molti negli anni 60 una persona con sclerosi multipla non aveva diritto a mantenere il suo posto di lavoro, ma per qualcuno invece è diventata una battaglia di civiltà da combattere. E grazie a chi ha combattuto, oggi la sclerosi multipla è riconosciuta come malattia invalidante e il rimborso dei farmaci è garantito dal Servizio Sanitario Nazionale. Per molti negli anni 70 vivere questa terribile trasformazione del proprio corpo, che ti priva ogni giorno di un pezzetto di te senza poter conoscere per anni interi il nome della tua malattia, era inevitabile normalità da subire. Per qualcuno invece esisteva un'altra strada possibile. L'altra strada possibile è quella della diagnosi tempestiva, che riduca le conseguenze della malattia. E l'AISM è tra quelli che hanno lavorato fin dall'inizio per la creazione di molti centri clinici di riferimento. Nel 1970 ce n'era uno solo, oggi sono 249. Per molti negli anni 70 essere sottoposti ad una cura farmacologica per la sclerosi multipla e desiderare di avere un figlio erano due cose inconciliabili. Per qualcuno questo non è mai stato vero. Ed infatti oggi sappiamo che sulla sclerosi multipla la gravidanza agisce quasi come un farmaco. Durante 9 mesi si allontana il rischio di ricadute e nel lungo periodo non ci saranno conseguenze negative. Per molti, alle tante angosce che sorgono di fronte alla diagnosi di sclerosi multipla, si aggiunge quella del dove mi farò seguire e curare, perché di fronte a una malattia difficile che non guarisce, si cerca un secondo parere, che poi facilmente diventa terzo, e quarto, alimentando indecisioni e inquietudini. Qualcuno ben informato, invece, sa bene che la sclerosi multipla è fra le malattie con il livello di assistenza più omogeneo sul territorio nazionale. Anche se molto resta ancora da fare per garantire a tutti non solo terapie tempestive, ma anche sostegno psicologico, riabilitazione, terapie sintomatiche e supporto sociale. Per pochi che possono permetterselo, ancora oggi l'unica soluzione sarebbe il viaggio della speranza. Eventualmente all'estero, in luoghi qualificati oppure in luoghi dove si specula sulla sofferenza senza alcun controllo. Per molti invece bisognerebbe smascherare chi specula sulla sofferenza delle persone. Io sto con i molti, anche perché non tutti sanno che i farmaci che si usano in una piccola città della provincia italiana e le più prestigiose università degli Stati Uniti, magari Harvard, sono gli stessi, con una sola differenza. Ad Harvard si pagano, da noi no. Per molti non esisteva e non potrà mai esistere una terapia capace di debellare una malattia complessa come la sclerosi multipla. Perciò meglio rassegnarsi, perché in fondo la vita è solo questione di fortuna. Per qualcuno la luce in fondo al tunnel era sempre più vicina. Quel qualcuno erano Rita Levi Montalcini,
e tutte le persone dentro e fuori l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che non hanno mai smesso di credere che in fondo al tunnel si poteva arrivare. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside.